Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube Allora, ehm, questa idea di questi mh, sfilatini o grissini ehm, mi è venuta da Stefano Cavada, un amico che seguo dell'Alto Adige, uno chef altoadesino eh, però io l'ho modificata un pochino per adattarla al mio lievito madre quindi qui sto preparando il primo impasto con soltanto 50 grammi eh, di pasta madre, non sto però se volete potete usare, fatelo col capito di con col capito secco, come volete, l'importante è avere la dose di questo preimpasto. Ok, lo sto preparando, ci metto tutta l'acqua, la farina, sto usando una farina 1, di tipo 1. Ecco qua, e poi lo terrò a lievitare. Se me lo preparate la sera, tenetelo tutta la notte, quindi 7-8 ore, ma anche di più eh. a temperatura ambiente naturalmente. Eh. Eccolo qua, lo lascio così eh, grezzo, non serve lavorarlo lavorarlo molto, e lo copro con la pellicola. Bene, la mattina dopo, passato il tempo, il prefermento è pronto. e Verso la farina dentro la ciotola della planetaria. Io ho messo 100 grammi di semola e 400 di tipo 1. Questo è il prefermento, vedete com'è bello lievitato, bello bollicioso. Ce lo giro dentro, così. Ok. Okay. sì l'ideale è fare eh, questo impasto la mattina quindi mettere, fare il prefermento la sera io ho fatto diversamente poi vi dico durante l'esecuzione come ho fatto eh. quindi giro comincio a girare finisco di mettere l'acqua piano piano l'acqua regolatevi eh. In base a questa farina, io ho fatto eh, questa idra idratazione. Trovate all'inizio ehm, e anche nell'info box, le dosi. Però, se usate un'altra farina, magari ci può volere anche meno acqua. Eh, L'impasto alla fine risulterà molto morbido. Eh. Ho messo il malto. Continuo, giro prima piano, poi per ricordare aumento una volta messi tutti gli ingredienti. Ok, questo è l'olio. L'olio sono 4 cucchiai da te. Ne lascio soltanto un pochino perché lo metto poi nella ciotola quando andrò a mettere l'impasto nella ciotola. L'acqua, vedete, la sto, la sto dosando l'ultimo goccino e, e la metto tutta. Faccio girare per portare a incordatura. Non preoccupatevi se non incorda bene perché è molto morbido, e poi tanto ci saranno le pieghe e lo aiuteremo con le pieghe. Avete visto che ho messo anche il sale, l'ho messo per ultimo. E poi prima di toglierlo ci metto le olive spezzettate. E io ehm, l'ho comprata e non erano snocciolate, però se, sarebbe meglio comprarle direttamente snocciolate. Ho messo l'impasto sul piano di lavoro. Come vedete è morbidissimo molto idratato quindi faccio qualche piega così con il tarocco e poi lo faccio riposare 10 minuti e farò delle pieghe slap and fold e mi ungo un pochino le mani perché è molto appiccicoso vedete però ecco adesso lo aggiustiamo con le pieghe, ci facciamo due giri, lo lasciamo riposare un attimo e facciamo un altro giro bene una volta, una volta pronto lo metto nella ciotola, in una ciotola dove metterò l'altro goccino d'olio che era rimasto e lo lasciate lievitare. Bisogna lasciarli lievitare 4-5 ore fino al raddoppio. Adesso, nel mio caso, sono arrivata la sera. Nel mio caso, io appoggerò questo impasto in frigo, e sono andata a finire in serata tardi. Quindi l'ho appoggiato in frigo e poi la mattina, prestissimo, mi sono svegliata prestissimo. L'ho tirato fuori, eccolo qua. Vedete come è lievitato, l'ho lasciato un'ora a temperatura ambiente prima di procedere alla formatura eh, dei, de, degli sfilatini. Bene, eh, però se voi procedete mh, facendo il preimpasto la sera e iniziate la mattina, eh, questi sfilatini li fate in giornata. Eh. Io mi sono trovata con questi tempi, quindi ho, ho proceduto così diversamente però vedo che non gli ha fatto male il passaggio in frigo eh, perché vedete come è lievitato ho messo tantissima semola sotto perché l'impasto è morbidissimo eccolo qua adesso mh, si potrebbero formare anche così ma ci farò giusto qualche piega ok Piego così. Ancora un'altra e poi basta. Eh. Poi procedo subito senza farlo riposare, eh. formo subito i panini. Ancora un'altra, così però ne bastava una perché è bello lievitato, poi regolatevi insomma in base all'impasto. Eh. Allora, poi lo allargo un pochino. Questi sfilatini devo, devono venire un pochino lunghi, eh, però poi con le mani li allungo con le mani, quindi mh, vediamo, o possiamo fare così, tagliare direttamente così Oppure io direi di tagliare a metà perché tanto poi si allungano quando li attorcigliamo. Vedete, con questo impasto ci vengono all'incirca una ventina di sfilatini. Eh? Ecco, faccio così: procedo così, e poi taglio e poi li allungo mentre li attorciglio. Vediamo come. Ecco qua, mi aiuto sempre con la semola, eh? cerco di uh, torcigliarli un bel po' così, ecco qui si vede meglio. Ok, e continuo, eh, li appoggio sulla carta forno, ho preparato due teglie. finisco finisco di formare bene una volta una volta formati tutti eh, non serve tenerli tanto a lievitare eh, io li ho coperti con un telo e, e nel frattempo ho acceso il forno quindi ho portato il forno a temperatura quindi sono stati mezz'ora un'oretta non, non più di tanto una volta portato il forno a temperatura in forno in forno e ho, fatto, ho messo soltanto un getto di vapore all'inizio io ho messo tutte e due le teglie però vi consiglio di metterne una per volta perché in questo modo poi bisogna scambiare mettere quelle sotto sopra eccetera quindi è meglio cuocere una per volta, vedete si stanno colorendo, il timer l'ho messo a 30 minuti però poi mi regolo ed eccole qua, guardate come sono belle, ne ho fatta qualcuna senza, ci ho tolto qualche oliva per la nipotina però sono bellissime, guardate, adesso ne apriamo subito una per sentire eh, com'è croccante Beh, che dire, sono bellissime, croccanti, buone, mm, guardate che belle anche dentro, eh, ne ho fatta qualcuna senza olive, ci ho tolto un po' di, di olive, a qualcuna per la nipotina, per farle assaggiare la nipotina. Queste sono adatte anche per l'aperitivo, con un po' di prosciutto sopra, perché no? Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a provare a fare questi sfilatini. Ringrazio Stefano Cavada che mi ha dato questa idea, mi ha fornito questa idea. Eh, potete andare benissimo sul suo blog, Stefano Cavada, eh, su YouTube, eh, su, eh, su Instagram anche. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao a tutti, e mi raccomando, lasciate un like. Ciao.